Buongiorno del Book Sofia e abbiamo qui il professor Di Buono, architetto, che ha tenuto un'interessantissima conferenza sull'architettura. Le mie colleghe faranno le domande. Okay. Le volevo chiedere, professore, durante la conferenza si è più volte chiesto il perché della ripetizione di tutti questi stereotipi. Ecco, noi vorremmo sapere perché. È quello dell'ego, la storia dell'ego. È una stanchezza inventiva. Cioè, come dire, tu c'hai le caselle, che c'hai la finestrella, il timpano, la cosa, il leone, fai quella chiesa lì pulita pulita e poi dopo qualcosa che ti metti. Allora prendi come nel frigorifero, no? La cipolla, l'aglio, la cosa, no? E fai il sughetto. Che però non ha lo spirito, non è il fuoco che si inventa un sugo nuovo. Sempre metti cipolla, carota, che ci metti? Non lo so, io non so. Molto fuoco. Manieristico. È assolutamente un ripetere cose standardizzate per una stanchezza proprio di coscienza e conoscenza. Tra parentesi, la roba dell'Europa importante di architettura, quando scatta il razionalismo, o c'è ancora la Romania, tarda ad arrivare in Italia, capito? Quindi si vive in una città, vedi Roma, Napoli, il vostro paese, questa versione, in cui non è arrivato il messaggio. Per dove l'ACI pubblicavano delle immagini, delle foto, interviste con i paesi nordici, non ne arrivava, non vivevano di questa vita ripetitiva, fare la casa, montare relativamente, ci condannavano, l'ingegnere, poi dopo l'ingegnere l'architetto, non era l'ingegnere. Per esempio l'ingegnere fino al 26, poi era la scuola architettura. Ma prima si chiamava ingegnere, poi l'architettore era tanto bravo a disegnare e poi arriva il decoratore che era tanto bravo a scoprire. E lì via. Ma che ne c'è andata? Senza un senso. Senza una volontà creativa. Capito? È come se uno, comunque, questo lo dico come paragone, simbolo, d'estate, bene o male, jeans e maglietta, e vai, e scarpe da ginnastica. Non è che ci stai troppo a pensare se ci pensi. Quindi è talmente una cosa comoda, veloce, in un attimo sei vestito, esci, vai a parlare per quello che fai. È lo stesso senso, tu non è che ti metti a ragionare perché non mi metto una gonna o un pantalone di altro tipo, ti metti il jeans, c'è poco da fare. Quindi, capito questo, che c'ha delle ragioni economiche, che il jeans costa meno di farti un vestito di misura, che la maglietta articolata di costa meno, che te la regalano addirittura. Quindi c'è dietro una meccanica anche economica. Però è la noia di stare a pensare di fare qualcosa di diverso. Non hai la voglia di far crescere queste cose. Quindi lei non la condivide? Assolutamente no, questo tipo. Benché in questo tipo poi si infila. Quindi solo sul formaggio ogni tanto qualcuno è passato, non so, il bambino cinese in Brasile, che è un'opera strepitosa. Ma questo succede pure nel barocco, cioè nel 700, nel 500, nel 400, c'è sempre stata una corrente che è quella che si autofinanzia, come dire. E un'altra corrente, piccola, piccolissima, di gente che dice, cosa tutti la finestra deve essere quadrata. Il razionalismo, se posso solo una cosa, capiamoci il termale, sì, ecco il razionalismo c'è un termale funzionale, quindi non avevi più l'incubo qua che se te non lasci il tocco di un muro tra una e l'altra per riaggiungere, la finestra è così perché l'architettura era stretta, quelli con il termale mettono i pilastri così fanno la finestra a nascere, quando nasce la finestra orizzontale lei si capovolge, quello lì è come la socia che nasce gli occhi una parte giovanile, gli occhi migrano per comunità che questa è la Vespa, io la faccio di sempre, la Vespa, c'aveva il faro basso, poi come di solito è migrato sto faro basso e è diventato il faro comune, è buffo, la Vespa è esemplare, le scatolette della grande sinistra di qualsiasi lettura, io le collezioni tutti, io per pazzo non ci vedo. Perché quando tu tiri l'anello il coperchio si arriccia così e rimane così e rimane così.
La verità è che quello è l'unico caso non fotografico in cui tu fermi un movimento. Se prendi le foto di una partita, la foto del portiere che parla il cazzo di due, blocca quel momento che sta per l'eternità. Poi lui li casca per terra. Allora, fermare quel momento senza macchina fotografica, la scaletta è più. Io posso paralizzare la scatola di Kleenex, in cui tornare a cercare, no? La scatola quella di cartone una volta che ci ha lavato, tu tiri fuori il Kleenex, la fai separare, però l'altro è rimasto in piedi. E via, io ho passato una giornata a fare una scatola di Kleenex. Quella l'hanno comprata a New York questa sera, è piaciuta tantissimo, diciamo un ragazzo, perché era strabiliante, ogni volta che strappi si forma questo iceberg che è autoportante per le sue tecniche, per intendere solo pure che se il Kleenex così non vale niente, non c'è assolutamente niente. È la mossa, il tiraggio che mi dà fuori. Se lo tiri piano piano, quello che esce dopo è l'uscio, lo devi strappare, non rimane niente. Lei sistema proprio della conferenza era nel dubbio, cioè ovvero l'inserimento di questi simboli, diciamo, come potremmo dire, anche un po' in maniera barbara a casaccio. Ma lei da quanto è iniziato a notare l'inserimento, magari, io sono più che altro di leoni? Io non credo, non andavo a scuola così. E da molto? La mia vita è quella di fotografo, sono mantenuto, sono fotografo, all'università, sempre fotografo, da parte anche di più. E quindi sono abituato a guardare. Osservare. Allora a quel punto ti accorgi che tante cose, queste righe qua di sotto, vivono che stanno sotto, sta attento che stanno sotto, non li trovi mai stati in alto degli altri anni. Perché finono impugnato di protezione dell'ariete del Medioevo che sfondava in premura. Poi prima lo fanno a quadratini come fossero proprio i vecchi di questo. Poi alla fine andiamo questo con la sangue, sono un buco e quello che interviene è ancora il bugnato di protezione mediana, è tutto così. Bisogna guardare e chiederti ma perché? Allora se ti chiedi perché, anche qui se fai il mio ringrazio ci stanno 10.000 cose a dire perché. Qual è la ragione? La paura di un po', loro lo fanno. La paura di non cioè, tu un tubo bianco. Poi c'è una cosa. Tutti i muri sono vandalizzati. Bungolari, maledetti, eccetera. Benedetti o più maledetti. Abbiamo fatto una cosa per Mandrei, nella famosa esposizione di Mandrei. E io voglio un prisma alto 4 metri per 2 metri, lungo 100 metri. La scala che è una cosa un po' lunga, alto, bianco puro che entrava nel palazzo dell'esposizione di Roma e usciva a sbalzo sulla strada. E abbiamo visto questo è un bianco lungo. Quando abbiamo fatto il piazzato, ha detto 3 minuti perché la gente ha avuto resistenza a rovinarlo perché era bello nella sua perfezione. Se tu lo fai male, te lo buono. Sì, per quanto abbiamo capito, lei ha citato Gianluca Pedeo in chiave, diciamo, satirico. Sì, perché era uno che c'era una mano, una qualità di disegno, lui ha fatto queste cose. Ma è, lui è un meteora nell'ambito italiano. Quando dici stile completo, è uno. Ecco nessuno perché ha seguito e nessuno l'ha anticipato. Perché era questa visione neomedievale, un po' che si avvicina a delle cose che si usano in fantascienza, nei film di fantascienza, questi mondi di animali, di persone, di rocoli. C'aveva un suo delirio privato, che è affascinante, cioè non era questo mondo se gli sapati, ci davano. Lui si era progettato e diceva, lui sta facendo il sole. Quindi onore al merito. Che poi ti piace l'interesse, ma la gente non è che dice che si vuole a casa, dice che uno che può entrare in una magia come quello che guarda in vita, no? Quello, la cosa che a me mi ha non è la cifra di opere di arte in questi anni, addirittura una delle opere
giornata di questo grande incontro, ma il fatto che lui non si rendeva conto di aver fatto quel posto, lui l'ha vivuta esattamente come la sua creatura, ma non è che non stava dalla tua terra, ma tu non fa sentito la cosa. A quel punto hai fatto questa casina contenta, che ha un bravo buon morale, gli fai fare lo spregio. Allora con lo spregio aspetta. Non sta a casa. Poi lui sta tutto per il tempo, se non si è visto, si richiede una velocità di valutazione, una velocità di situazione, e poi sai che viene tutto il tempo. Quindi devi avere delle cose. È già a Venezia ho fatto una riga e la squadra è una riga di 5 minuti, sai come vuol dire, tra l'altro c'è un giallo, tra le vecchie squadre di Venezia, direi di se usciva a Venezia, io sono calandrano, ho capito, stavo tutti da volete, la squadra usciva dal palazzo, perché? Partendo sempre da una carina, che era lui la una volta era in carattere da figlia, allora ho pensato che cambiare di direzione di tutta la palazzo classico, posso io identificare il palazzo classico? No, allora ho pensato, però come mi fa? se io prendo il metro alla stampa e lo faccio stampare 2 centimetri 3 volte tanto, poi dopo ti prendo il suono. Allora se tu ti senti in faccia, o se tu ti senti a terra, anche lui lo voglio dire. È relativo, però ti spara. Allora, sto palazzo grazie, queste cose fuori scala di centinaia di tutto, era diventato piccolo. Era alto 35 centimetri invece che 30 minuti, era pazzesca. Allora la gente la deve spiazzare, se non sa perché c'è la mostra del teatro di 1980, che viene dedicata al teatro della Vanguardia, cioè a questo teatro di un concerto così pure loro facevano parte di distruggere la casa del teatro, che poi ha fatto di tempo, ha fatto una volta, fatto un e allora abbiamo deciso che di trovare più le cose. E allora abbiamo fatto una di colonna, l'abbiamo foderata con 4 sedi d'annello però poi adesso ci sta con la parola tutti ha spettato la roba capitello, fusto spezzato in qualche modo abbiamo buttato il giù sulla scandata all'alba di notte ci ho messo questa colonna con la pezzi col capitello, il capitello la mia ex moglie da tavolino e poi ci abbiamo messo i nastri rossi per la mattina ci abbiamo dato un piede che è successo? No, non è che l'abbiamo è perfetta, ci sono trovati grazie mille ciao grazie mille.